Nelle RSA lombarde per Covid non si muore più, a dirlo i dati dell'Osservatorio epidemiologico della Regione Lombardia nel documento Analisi e monitoraggio degli ospiti delle RSA 2021, che ha evidenziato i dati sulla mortalità nelle case di riposo nei primi mesi del nuovo anno in relazione al completamento della campagna vaccinale. Ed è emerso come se nella prima settimana di gennaio 2021, quando erano da poco iniziate le somministrazioni nelle RSA, i morti erano 73, dopo 3 mesi, alla fine di marzo, con il quasi completamento delle vaccinazioni nelle strutture per anziani, i decessi registrati sono stati solo 4, un calo evidente avvenuto in relazione alla copertura, almeno con la prima dose, registrata a fine marzo intorno al 91%, numeri che fanno pensare ad un ritorno alla normalità, almeno per le case di riposo. Secondo il report di Regione Lombardia, infatti, tra i decessi osservati nei primi mesi del 2021 e quelli dello stesso periodo pre-Covid, tra il 2017 e il 2019, non si riscontra un eccesso di mortalità. È questa la più bella notizia che potesse arrivare per i nostri nonni, ha commentato la vicepresidente e assessora al welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. Si tratta di uno straordinario risultato ottenuto grazie alla campagna vaccinale prioritaria verso le RSA. A breve verrà definito un protocollo per aprire alle visite dei parenti in tutta sicurezza. Ma intanto, da UNEBA, l'associazione che rappresenta i gestori delle RSA, arriva l'allarme: nelle residenze sanitarie registriamo perdite pari ad 1 milione di euro al giorno, a fronte di un calo di ospiti che oggi si traduce in un'occupazione del 20% di posti letto. Speriamo che ora, con la maggior parte degli ospiti e degli operatori sanitari vaccinati, ci sia una ripresa delle RSA, anche grazie ai ristori che chiediamo alla Regione.